Siamo qui con il nuovo sindaco di Taurianova, Fabio Scionti. Intanto benvenuto nei nostri studi, sindaco. Buonasera. Noi questa notte eravamo con lei, abbiamo seguito passo passo questa campagna elettorale, lo spoglio, minuto per minuto. Voglio ringraziare anche coloro che hanno collaborato con Approdo News e Telemia in queste giornate difficilissime, complicate, dal nostro Francesco Alessi, al nostro Ferdinando Milice che purtroppo per ragioni di salute negli ultimi giorni ci ha mollato, però tra poco è con noi, al nostro direttore che è uscito dall'ospedale proprio sabato, a Melo Nicotera, a Teresa Cosmano, collaboratori esterni ad Approdo che naturalmente costantemente ci inviano video e tutto, che è Giovanni Tomarchio. Questo vuol dire una squadra che abbiamo costruito di tantissime ragazze e ragazzi che hanno lavorato in maniera incredibile in questi ultimi mesi per questa campagna elettorale, che abbiamo seguito tutti gli aspetti di tutti i candidati, nessuno escluso, e vuol dire abbiamo fatto un lavoro che è stato ripagato, perché nella giornata finale di ieri il nostro sito è andato in crash, come si dice in termine tecnico, perché c'erano oltre 50.000 persone in attesa di entrare a cliccare sul dato elettorale. Perciò è un dato straordinario che noi abbiamo stamattina visto i numeri insieme ai nostri webmaster e chi collabora con noi, e abbiamo già come dire affrontato come risolvere per il futuro queste problematiche per poter dare un servizio ancora migliore. Voglio ringraziare anche i funzionari del comune che ci hanno chiamato proprio domenica, che il loro sito, anche il loro sito per ragioni diverse dal nostro, è andato in tilt dovuto alla rete Telecom, e costantemente ci tenevano informati sui dati dell'affluenza al voto. Voglio ringraziare Domenico Soraci in prima persona, il segretario generale, la dottoressa Romeo e tanti altri che, come dire, costantemente al telefono con la redazione di Approdo News abbiamo tenuto come dire, informati i taurianovesi sui dati elettorali, sull'affluenza al voto. Allora, sindaco, una campagna elettorale come la definita lei straordinaria, un impegno come dire che lei ci ha messo con passione, com'è nata questa avventura? Com'è nata? È nata dopo l'avvicinamento di alcuni componenti della coalizione Taurianova Cambia, di alcune liste, e chiedendomi un impegno. Come ho detto pure l'altra volta, prima nel periodo della campagna elettorale, anche in questa sede, alcuni componenti delle liste mi hanno chiesto ad agosto un impegno in prima persona a iniziare questo percorso come candidatura a sindaco, comunque partecipazione alle primarie, si parlava di primarie. Io dopo una riflessione attenta che è durata quasi tutto il mese di agosto, buona parte del mese di agosto, ho deciso di impegnarmi, di scendere, quindi non mi piace dire il termine, scendere in campo, e il 9 settembre ho detto sì alla coalizione, presentandomi ai taurianovesi dicendo: questo, io ho deciso di impegnarmi in prima persona, visto che io fino al 9 settembre del 2015 non avevo mai fatto parte, mai avevo preso parte ad una competizione politica. E poi tutto è successo dal 9 settembre a ieri. Allora, dal 9 settembre una grande cavalcata, un risultato straordinario. Fabio Scionti è la prima volta che si cimentava in politica, è la prima volta ben riuscita, perché è diventato sindaco senza mai un impegno diretto negli anni passati. Allora vediamo un attimo di fare un riassunto, facendo anche un passo indietro, sulle formazioni politiche che hanno appoggiato Fabio Scionti. Allora, lo vogliamo dire, il Partito Democratico, che ha avuto un risultato molto importante, poi andiamo nei numeri perché la gente li vuole anche sentire. Poi abbiamo la lista propria di Fabio Scionti, il Comitato Civico, che è stata una grandissima sorpresa, ma naturalmente c'è stato un effetto fortissimo di Scionti, perché ricordiamolo, al primo turno 3.500 voti era un dato per tanti inaspettato, cioè nel senso, lì c'è stato proprio l'effetto, diciamo, del ciclone, chiamiamolo così, Scionti, in quel primo turno, che ha trascinato la coalizione a 3.500 voti, ma anche la lista
che porta il suo nome, è un risultato importante che porta anche due consiglieri comunali, che adesso poi li elenchiamo chi sono i nomi. Al terzo poi il gruppo di Impresa Calabria, diciamo il movimento politico che fa capo a Fausto Siclari, a Filippo Lazzaro, a tanti altri di quella coalizione e anche Angela Crea che ha avuto, come dire, un risultato importantissimo e fondamentale nella, chiamiamola da oggi in poi, comunità di Amato, perché noi eravamo abituati a chiamare le frazioni, adesso come dire, il nuovo sindaco imporrà le comunità e noi ci adegueremo anche in questo, la comunità di Amato che naturalmente ha avuto un risultato molto importante anche di tenuta in fase di ballottaggio con l'impegno appunto di Angela Crea che si è spesa notevolmente lì ad Amato. A testa alta il movimento politico che fa capo all'onorevole D'Agostino e a Luigi Mamone che era capolista di quel schieramento, di quel gruppo che naturalmente elegge anche un altro consigliere comunale che è l'avvocato Francesco De Marco. Naturalmente ci sono anche le escluse, perché gli esclusi nella composizione della lista per un motivo semplicissimo, che non hanno raggiunto il 3%, e ricordiamolo, però sono stati fondamentali in termini numerici per far vincere Fabio Scionti, l'UDC di Totò Leva, Riparto il Sud di Antonello Lucisano, Anna Maria Cordopatri, naturalmente poi la lista che faceva capo ad Enzo Borgese e Mimmo Cambisotto, che per un motivo o per un altro sono andate all'interno di liste che riguardavano sia Riparto il Sud sia il comitato civico di Fabio Scionti. In effetti Borgese era candidato con Riparto il Sud e Cambisotto era candidato con la lista di Fabio Scionti, comitato civico. Risultato che noi diciamo importante, perché 3.500 voti in ballottaggio sono numeri che non di poco conto, nessuno dava questo risultato all'inizio della campagna elettorale, è stata una sorpresa piacevole, ma naturalmente bisogna anche dirlo, la sorpresa è stata anche dell'ingegnere Fabio Scionti che è riuscito a trascinare, a amalgamare, a coinvolgere la coalizione, perché sono numeri e i numeri non si possono smentire. Questo lo diciamo per una questione di correttezza. Il nuovo Consiglio Comunale sarà composto, lo diciamo adesso, per quanto riguarda il Partito Democratico, ne porta in seno al civico consenso quattro consiglieri comunali. Il primo degli eletti è proprio Raffaello Prete, 383 voti, Maria Stella Morabito, 318, Dario Romeo, 251, Pino Falletti, 237, sono del gruppo del Partito Democratico. Poi due consiglieri fanno capo al gruppo di Fabio Scionti, la lista del Comitato Civico, che sono Francesco Forestieri, che naturalmente gli facciamo in bocca al lupo per una pronta guarigione, abbiamo saputo che in questi ultimi giorni purtroppo era assente per una questione di malattia, però Francesco Forestieri entra in Consiglio Comunale avendo preso 131 voti, l'altra consigliera è Raffaella Ferraro con 123. Per quanto riguarda il gruppo Impresa Calabria che fa capo all'imprenditore politico Mimmo Mallamaggi, entrano in Consiglio Comunale Filippo Lazzaro con 196 e Fausto Siclari con 184. Per quanto riguarda il gruppo che fa capo all'onorevole D'Agostino, entro in Consiglio Comunale Francesco De Marco con 124 voti e Luigi Mamone con 112. All'opposizione andranno Roy Biasi, che è candidato e che ha perso il confronto con Scionti, Raffaele Scarfò, che ha avuto 288 voti, Maria Teresa Perri con 284, Antonino Caridi con 316. Cettina Nicolosi e Rocco Sposato con 197 voti sono il gruppo Taurianova Libera. Allora, grande cavalcata, grande successo, adesso inizia il lavoro vero e proprio di questo impegno in politica e nell'amministrazione. Sindaco, i 100 giorni. I famosi 100 giorni, si chiede sempre, intanto entrare in questo, iniziare questa avventura con un elenco di cose che noi andremo a fare è molto difficile, soprattutto quando non conosciamo ancora bene
la macchina amministrativa, quello che ci offrirà, sappiamo già delle cose, però sicuramente, io l'ho detto anche pubblicamente, insomma, noi appena come la nostra amministrazione si insederà, un occhio attento, l'ho subito detto, sarà alle scuole, ai giovani e alle categorie degli anziani, con l'attivazione di diversi strumenti, quali quelli della casa della partecipazione, quello del ripristino del decoro delle scuole, noi vediamo come, ripeto, dobbiamo verificare, i primi giorni saranno proprio a una verifica del bilancio comunale e quindi questa sarà l'attenzione principale su cui io, da padre di famiglia, quindi mi metto al lavoro subito. L'altra questione che noi intendiamo fare è attivare subito una partecipazione attiva con tutte le categorie presenti nella realtà taurianovese, con tutte le categorie sociali, le categorie imprenditoriali, quindi attiviamo faremo subito degli incontri, perché secondo noi attraverso la partecipazione può cambiare anche l'amministrazione e la buona amministrazione. Il decoro urbano, quindi un'attenzione particolare al decoro urbano, quindi a curare quegli aspetti che sembrano di piccola entità, ma quello del scoprire a vivere in un paese bello, in un paese vivibile, attraverso quelle piccole azioni che sono il decoro delle aiuole, il ripristino del verde, l'attenzione e la cura alla pulizia. Quindi queste sono piccole azioni che noi intendiamo fare. E poi accanto a questo, come ho detto, e l'impegno me lo sono preso, è quello dell'attivazione di uno sportello fondi europei, quindi per cominciare a parlare di fondi europei con i giovani, e non solo con i giovani, con chi ha intenzione di realizzare progetti. Noi saremo al fianco a tutti i soggetti interessati ad attivare e a preoccuparsi di realizzare progetti per usufruire di questi fondi, che permetteranno quindi uno sviluppo del territorio. Quindi accanto a questo, questa sarà l'attenzione che noi avremo subito appena noi andremo, quando io andrò subito insieme alla mia amministrazione ad amministrare questa città. Sindaco, quando si insedia ufficialmente? Io so che domani ho un primo incontro col segretario generale, ci siamo sentiti, mi ha chiamato, insomma, e quindi ci incontreremo. Ho già incontrato il dottore Lombardo, del commissario straordinario, e tecnicamente, essendo io non conosco bene come funziona, penso che entro 2 o 3 giorni ufficialmente mi insiederò nella casa comunale. Quindi in pochi giorni saremo ufficialmente dentro la casa comunale a cominciare a lavorare seriamente. Ora, questo è importantissimo, perché la gente si aspetta moltissimo da questa nuova amministrazione dopo tanti anni di commissariamento. È normale che adesso si ritorna alla democrazia. E Fabio Scionti, come dire, è atteso a questa prova di forza, difficile, importante, anche perché il Comune di Terranova è una situazione difficilissima dal punto di vista economico, e naturalmente il tempo ci vuole materialmente per poter trovare le soluzioni adeguate, per poter risolvere le questioni che riguardano gli aspetti amministrativi, appunto finanziari dell'ente. Io vorrei, se dalla regia Ciccio Alessi ci può mandare il contributo bellissimo di ieri sera, quando l'hanno portato in trionfo. Noi l'abbiamo visto mentre i supporter lo lanciavano in aria. Naturalmente è stato un momento bellissimo, tanta gente, migliaia di persone in piazza, veramente una festa di popolo ieri sera, emozionante fino a tarda sera. Noi l'abbiamo seguita con le telecamere e ci siamo resi conto che proprio Fabio Scionti è molto amato in questa città. Allora, se dalla regia possono mandare questo servizio, ci accorgiamo proprio la festa di popolo che c'è stato ieri sera in Piazza Italia, dopo l'una, perché fino all'una c'era, come dire, un balzello di voti, un avanti, un indietro, percentuali risicate. Poi entreremo anche nei numeri, li daremo uno per uno i numeri anche delle liste, e allora alla fine c'era suspense, molta tensione. Alla fine poi il grido liberatorio, a un certo punto, quando si è capito che matematicamente mancavano 4 sezioni e c'erano solo 200 schede da scrutinare in una sezione considerata roccaforte di Biasi, che era la 11 di Amato, e quando lì si è capito che era impossibile recuperare
dal punto di vista del trend della matematica, lì, nella sede, nel comitato elettorale, nel quartier generale di Fabio Scionti, scoppiato, come dire, un applauso enorme che è durato a lungo. In quella sede, come dire, c'erano tantissima gente, tantissimi militanti, tantissimi simpatizzanti, ma tanta gente comune che è arrivata per la prima volta, che è rimasta lì fuori perché non c'era spazio materialmente per farle entrare dentro, ed era una cosa molto bella, che con i cori Forza Fabio, Forza Fabio, Forza Fabio, veramente hanno trascinato chiunque in quel comitato elettorale. Vediamo se dalla regia possiamo vedere. Ci siamo? Mi dicono di sì, adesso vediamo questa immagine e poi li commentiamo, sindaco. Fabio Scionti, nuovo sindaco di Torrenova, 280 voti di differenza, una grande vittoria, come ti senti? In questo momento ancora non ho realizzato quello che è successo, però mi sento bene, molto bene, quindi mi sto godendo tutto questo bagno di folla, è veramente una grossa soddisfazione. Non so che altro aggiungere, insomma, non ho parole in questo momento. Domani si comincia a lavorare per il bene di questa città? Sicuramente sì, questo è stato il mio impegno che ho preso davanti a tutti, sarò il sindaco di tutti e da domani tutto l'impegno che ho promesso di mettere per questa città, la mia città. C'è anche l'onorevole D'Agostino qui con noi, che è il vicepresidente del Consiglio, rimani qui con noi perché è un momento importante per la città, l'avvocato Mamone. Allora rimani Fabio. Onorevole D'Agostino, una grande vittoria. Una grandissima vittoria, finalmente Torrenova è libera. E avrò un grande sindaco, Fabio Scionti, siamo tutti contenti, tutta la coalizione centrosinistra che l'ha sostenuto, e un grazie a tutti i torrenovesi che ci hanno creduto in questo progetto, con Fabio Scionti sindaco. Ecco, allora Fabio, adesso in piazza ci sarà il comizio, naturalmente un ringraziamento. Vabbè, sì, lo farò, un ringraziamento lo farò a tutti i cittadini, va bene, sì. In bocca al lupo e buona fortuna per questa... Sì, grazie tanto. A me viene difficile in questo momento parlare, devo essere sincero, perché sono travolto dall'emozione, da tutto quello che è successo in queste ore. Come? Sì, per questo. Però voglio prima di tutto dire una cosa, e ci tengo a dirla apertamente prima di dire qualsiasi altra cosa oltre ai ringraziamenti a tutti i cittadini di Torrenova. Io sarò il sindaco di tutti i cittadini di Torrenova. Siamo in diretta, siamo ritornati in diretta dopo il bagno di folla di ieri sera, una piazza straordinaria, partecipata, ho visto tanta gente piangere quella sera, ieri sera. Ho visto anche te con le lacrime agli occhi, a un certo punto, dopo che ti lanciavano in aria, mi hanno raccontato che hai perso un po' di aria, mi hanno detto Fabio non sta bene, credo che è una emozione fortissima. Sì. Emozione importante. Cosa dici di questa bella piazza che è successa ieri sera? È stata una cosa che mi ha colpito molto, perché io ho vissuto i momenti dello spoglio a casa, con la famiglia e con amici miei cari. Là dentro abbiamo, in quella mia casa, insomma, abbiamo anche sofferto, perché come hai detto tu, il trend era una volta avanti lui, soprattutto per il primo 50% delle schede scrutinate. Quindi la tensione
era alta e quando poi allo stesso momento io mi sentivo continuamente con mia sorella, era lei che volevo sentire, solo lei, tramite altri telefoni che era lì alla sede elettorale, eravamo arrivati a quelle famose quattro sezioni, dove una era avanti Biasi, mentre le altre tre, una io e le altre due pari, abbiamo capito che ormai era fatta. Quindi da lì spostarmi nella sede elettorale, non pensavo che ci fosse quel bagno di folla, questo mi ha colpito molto, mi ha fatto rimanere veramente, cioè, non stavo realizzando quello che in quel momento stava succedendo, quindi quel bagno di folla che mi è venuto addosso, mi ha lanciato, insomma, anche io ho visto tanta gente piangere e nonostante tutto non avessi realizzato cosa in quel momento stava succedendo, il fatto di vedere altre persone piangere, cioè, ci sono persone che mi hanno abbracciato dicendomi parole belle che ora non sto qui a ripetere, mi ha emozionato tanto, quindi ho cominciato a capire che qualcosa di bello si è stato realizzato in questi due mesi. Il gruppo che si è realizzato è un gruppo veramente fantastico, come ho detto in un'uscita, se questa esperienza oggi tornassi indietro e mi dicessero se andava bene o male, lo avevo detto prima, la tornavo a fare tranquillamente, proprio per quello che in questi due mesi si è realizzato attraverso delle relazioni con tantissime persone, con l'ascolto, con la vicinanza di tantissime persone che ho conosciuto grazie a questa esperienza. E quindi da lì, insomma. Sindaco, lei è anche spopolato su Facebook, sulle pagine di Approdo, naturalmente noi seguivamo come Approdo News in diretta streaming, naturalmente sul nostro portale di informazione, ma anche sul digitale terrestre, grazie alla collaborazione con Telemia, che ti voglio ringraziare per l'aiuto, il sostegno che ogni giorno e la pazienza che si ha per mandare avanti una struttura complessa qual è un quotidiano e una televisione che si sono integrati. E io sono qui davanti a questo cellulare, gli voglio leggere alcuni messaggi, sono centinaia che sono arrivati. Gli voglio leggere questa di Francesca Prochilo: buon lavoro signor sindaco, adesso le aspetto un impegno molto oneroso. Lo porta avanti con la serietà e determinazione che hanno contraddistinto la sua campagna elettorale. Stefania Geraci: tanti auguri Fabio, Torre Nova finalmente cambia. Gli leggo altri messaggi che siano importanti. Carmine Bob Joy Fontana: felicissimo per il caro amico Fabio. Un po' meno per il partito politico, voglio precisare che non tiro da nessuna parte. Buon lavoro Fabio, rialza Tarianova dal baratro in cui l'hanno cacciata. Giuseppe Filardo: e vai grande Fabio. Domenico Lossi: congratulazioni per il nuovo sindaco. Nino Cento: ottima scelta, auguri Tarianova, che sia l'inizio di una nuova stagione. Cinzia Lazzaro: congratulazioni e buon lavoro al neo sindaco. Stefania Cerdulli: auguri al nuovo sindaco. Michele Sette: tanti auguri al nuovo sindaco. Paolo Chirico: congratulazioni Fabio. Simone Colarco: auguri numero uno. Daniela: e vai. Maria Rigò: sì, vi voglio bene, auguri. Sara Giovinazzo: e vai, bravo Fabio. Teresa Belziti: auguri al nuovo sindaco. Anna Cucinotta: sarà un grande sindaco. Peppe Nino: forza Fabio. Caterino Parrella: congratulazioni e vai, vivissima Fabio Scionti, e tantissimi auguri per una brillante carriera politica e uno splendido futuro a tutti i consiglieri eletti. Peppe Orefice: un po' di attenzione all'italiano come lingua, non farebbe male. Poi c'è chi fa orrore anche in dialetto, però voglio dire una sola cosa: forza Fabio, sei stato grande. Michele Galatà: bravo Fabio. Posso continuare all'infinito, sono centinaia e centinaia di messaggi. Possiamo leggere perché alcuni sono anche bellissimi. Sara Sofia: si volta pagina per Torrenova, auguri e buon lavoro. Vincenzo Bilardi: complimenti al nuovo sindaco Scionti. Caterina Scappatura: auguri. Consuelo Nava: evviva. Sebbi Romeo: forza Fabio. Cioè, diciamo anche da fuori, Sebbi Romeo conosciamo, è un segretario provinciale. Valentina Colletti: finalmente dei cambiamenti, auguri sindaco. Elvira Raitano: congratulazioni al nuovo sindaco. Maurizio Ri: congratulazioni, una nuova luce per Torrenova.
Rosa Sabatino, e vai, tantissimi auguri al nostro nuovo sindaco. Anna Maria Sofia, è un nuovo giorno per Torrenova, auguri ingegnere Scionti, e fatti valere. Antonino Berardi, Caterina Mangolo, Azzurra Maiolo, Giusi Giù, Antonietta Vicari, Rosetta Caruso, cioè, posso elencare, sono circa 450 messaggi che sono arrivati alla redazione di Approdo News. Su una pagina Facebook in tutto sono arrivati più di 1100 messaggi, che leggerli tutti mi pare una cosa impossibile. Perciò abbiamo seguito come Approdo, volevo leggerti quelli, i primi di tutti. Naturalmente i nostri telespettatori possono andare sulla pagina di Approdo News Facebook, se li possono leggere con tranquillità, perché sono pubblici, sono visibili a tutti, perciò è questo, come dire, dimostra l'affetto della città nei tuoi confronti, quel bagno di folla e naturalmente tutto il sostegno anche su Facebook e sul social network, che sono entrati in maniera forte in questa campagna elettorale, ricordiamolo, la campagna ormai si fa con comunicazione online, però tu sei stato anche corretto, l'abbiamo voluto fare in maniera seria, senza, d'altronde in un precedente intervista ci ha anche detto utilizzate Facebook con moderazione, moderazione. A proposito, ce l'hai Facebook? No, non ce l'ho Facebook, non ci sono in questo mondo. Mi dispiace che non ho letto tutti questi messaggi, perché poi sentirli o leggerli fa piacere, quindi, però io essendo fuori da questo mondo di questi social network, un po' rimango indietro in alcune cose, insomma, almeno nella conoscenza istantanea delle cose. Però non so se entrerò, insomma, per ora non vediamo. Diciamo. E allora vediamo di dare un po' di numeri per i nostri telespettatori. Allora, Scionti ha ottenuto 4.042 voti, pari al 51%, contro 3.008,09 voti, pari al 49% di Biasi. Naturalmente erano rimasti fuori dalla consultazione del ballottaggio la Nicolosi, Gullace e Ciano, che naturalmente non sono andati al ballottaggio. Ieri sera mi ha colpito una cosa, anche perché è una persona che io conosco molto bene e che amavo. D'altronde noi facciamo parte di quella comunità di San Giuseppe, io, mia moglie e i miei figli, che sono super cattolici, che in realtà frequentano quella comunità con molta assiduità. Io un po' di meno, però ogni tanto devo seguire mia moglie, però sono, come dire, comprendo e condivido l'insegnamento che mia moglie sta dando ai miei figli nell'insegnamento religioso cattolico e la formazione. Naturalmente a casa mia, prima di cenare, la croce è obbligatoria, che mia moglie la impone. Lei ha dedicato la vittoria a padre Alessandro Nardi. Ci racconta questo, perché è nata questa decisione di dedicare questa vittoria importantissima, che cambia la sua vita, cambia la sua famiglia anche, perché diventare sindaco di Torrenova significa che devi modificare tutto il tuo sistema, sia familiare che lavorativo. Sì, vabbè, io, come sapete, io provengo dal mondo cattolico, ma provengo da un'esperienza che è quella dell'azione cattolica vissuta in una parrocchia, sempre in una parrocchia, che è stata guidata per tantissimi anni, per ben quasi 25 anni, da padre Alessandro. E per me è stato un riferimento che è diventato sempre di più un riferimento, soprattutto nella, quando comincio a diventare un giovane adulto. E lì padre Alessandro, per me, avevamo un rapporto bellissimo, ma un rapporto, io, lui è stato una mia guida spirituale e non solo. E quindi la mancanza di padre Alessandro è stata una mancanza comunque di un riferimento. Io so di averlo sempre vicino, quindi, e soprattutto l'ho sempre pensato in questa campagna elettorale, perché tantissimi anni fa ne parlavamo, perché era stato detto il mio nome e lui mi disse: non ti permettere Fabio, non ti permettere, fai quello che stai facendo ora. E quindi mi sembrava, quel momento in cui ho detto sì, pensavo sempre anche alle sue parole, non ti permettere, ma non perché in quel momento non andava fatto. Secondo me lui mi ha guidato a fare anche questa scelta. Non voglio essere però molto, per dire che comunque per me, essendo, ripeto, come ho detto prima, una guida mi ha cresciuto, mi ha portato da giovane ad adulto, ho pensato bene a dedicare a lui questa mia
questa mia affermazione in politica. E poi, grazie a Dio, la nostra parrocchia ha trovato un'altra guida, che è Don Cosimo, ma come un'ottima guida. Insomma, siamo felici, siamo contenti. Niente, però padre Alessandro per me è stata colui il quale mi ha cresciuto dai 15 anni fino a 4 anni fa. Proprio il 22 novembre ha fatto il quarto anno della sua di partito. Che noi abbiamo ricordato, tra l'altro, il quarto anniversario di morte appunto di padre Alessandro Nardi. C'era tanta gente che ieri sera in piazza diceva: perché questa dedica? Ecco, adesso il sindaco ha chiarito le ragioni, perché ha dedicato la vittoria a Taurianova proprio a un parroco, un parroco buono, un ometto piccolo. Di un'intelligenza straordinaria. Questa era la grande dote di padre Alessandro, era che era un uomo in cui aveva un'intelligenza acuta proprio, e poi era sempre di un sorriso, lui accoglieva tutti e era quello che deve essere un francescano, umile e poi comunque sempre aperto e sempre ascoltare tutti. Io ho avuto la fortuna di conoscerlo molto bene, anche perché per un bel periodo ho frequentato il convento dei Cappuccini, e allora tante volte lì siamo rimasti a cena insieme. Lui non giocava a carte, io giocavo a carte con l'altro monaco, per la verità, però era uno che quando c'era da scherzare era lì presente con le sue battute. Quando c'era da arrabbiarsi si arrabbiava sempre. Si arrabbiava anche sempre, tante volte, come dire, sì. L'ha fatto. Svelato il motivo della dedica al padre buono, al padre francescano buono, padre Alessandro Nardi, la vittoria appunto di Fabio Scionti a sindaco di Taurianova. Sindaco, adesso vogliamo, giustamente, chi ci ascolta dice: ma come sono andati i numeri? I partiti politici come sono messi? Quanto hanno preso? Allora vediamo di dare delle percentuali, poi entriamo nello specifico, perché abbiamo ancora un'altra mezz'oretta di trasmissione, un po' di meno di mezz'ora, 25 minuti, poi ci sono 20 minuti, mi dicono, benissimo, 20 minuti. Voglio ringraziare anche l'avvocato Mamone, che è qui con noi, che ci sta assistendo, che dopo, essere rimasto in disparte, perché giustamente, ma io sono orgoglioso, siamo amici dall'infanzia, siamo giornalisti tutti e due insieme, abbiamo infondato insieme questo giornale, e come tale per me è un grande onore averlo sempre con noi, non ci abbandonerà, perché prima era venuto il dottor Lombardo, il commissario straordinario del comune, a dire: vengo a salutarvi, voglio ringraziare questa mitica redazione di Approdo News, che è punto di riferimento della città. Posso darvi un consiglio? Non perdete Luigi Mamone, ci sono assolutamente, giusto? Non lo perdiamo. Lo teniamo con sicuramente noi. Sicuramente, però lo tireremo pure noi. Deve impegnarsi per la comunità ora. Appunto, deve impegnarsi per la comunità, gli toccano impegni più importanti, deve anche deve lavorare per la città. Questo è fondamentale, perché bisogna rimboccarsi le maniche. Allora vediamo un attimo di dare le cifre di questa elezione in due tappe: il 15 di novembre il primo turno, il 29 di novembre il ballottaggio. Il 15 di novembre sono andati al ballottaggio appunto Fabio Scionti e Roy Biasi. Allora, Roy Biasi, quattro erano le liste che lo sostenevano: lista civica, cultura e identità, che ha preso 1.561 voti, pari al 17,59%. Lista civica Noi con Biasi, 952 voti, pari al 10,72%. Lista civica San Martino Unito, 560 voti, pari al 6,31% in percentuale. Lista civica La Città Rinasce, 492 voti, pari al 5,54% in percentuale. Un totale di 3.565, con una percentuale del 40,17%. Il Partito Democratico ha preso 1.274 voti, pari al 14,35%. Lista civica Comitato Civico Scionti Sindaco ha preso 705 voti, pari al 7,94%. Lista civica Impresa Calabria, 536 voti, pari al 6,4%.
Lista civica testa alta 534 voti, pari al 6,01. Unione di centro 193 voti, pari al 2,17. Lista civica riparte il sud 188 voti, pari al 2,11. Abbiamo detto prima che queste due liste, non avendo raggiunto il 3%, con il nuovo meccanismo elettorale non hanno diritto a nessuna ripartizione dei seggi in consiglio comunale. La percentuale di totale è di 3.430 voti per una percentuale del 38,65. Diamo anche, per una questione di correttezza, anche i candidati esclusi, sì, da Nicolosi, Concetta, detta Cettina, lista civica Uniti per Torrenova 491 voti, pari al 5,53, lista civica Leali alla città 413 voti, pari al 4,65%, lista civica Ricostruire Torrenova 266 voti, pari al 2,99%, lista civica Andare Oltre 209 voti, pari al 2,35%, lista civica Masianiello Movimento Territoriale per il Sud 104 voti, pari all'1,17%, lista civica Orgoglio Sud 73 voti, pari allo 0,82%, lista civica Torrenova Liberamente 18 voti, pari allo 0,20%, un totale di 1.574 voti, una percentuale del 17,13%. Sono rimasti anche esclusi dal ballottaggio Gullace Michele con la sua lista civica Liberi di Ricominciare, che ha preso 234 voti, pare al 2,63%. Sono rimasti anche fuori i comunisti di Pinociano, che hanno preso 71 voti, pare allo 0,80%. Liste, poi abbiamo totale voti liste 8.874, le schede bianche sono 28, schede nulle 172, per una percentuale dell'1,85%. E allora, diciamo che l'affluenza complessiva è stata al 60,5%, poco sotto quella delle scorse elezioni del 2011, che era pari al 63,18%. Uguale anche nel ballottaggio, tra il primo e il secondo turno c'è stato il 3,15% di differenza. Diciamo, questa è la situazione di come sono state le elezioni amministrative a Torrenova tra il 15 e il 29 di novembre. Allora, sindaco, dicevamo prima la solidarietà, i messaggini, le pacche sulle spalle, quel calore che lei ha avuto in Piazza Italia, ma delle istituzioni si sono mossi? Le ha chiamato qualcuno? Sì. Le istituzioni, vabbè, a parte che abbiamo avuto una campagna elettorale anche un po' qualche volta accusati dagli avversari politici, con la presenza di tantissime istituzioni, quali il Presidente della Regione, che è venuto due volte, il Sindaco della città, futura città metropolitana, Falco Matà, il Presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, il Vice Segretario nazionale, Guerini, gli onorevoli La Ratta e Nicodemo Oliverio, però queste istituzioni sono venuti con un impegno ben preciso che io ho chiesto. Io voglio le istituzioni, mi piace avere le istituzioni vicine, ma vi chiedo comunque di continuare a parlare anche in quegli incontri di contenuti, cioè ogni istituzione che è venuta abbiamo parlato di cosa può avere, cosa deve fare Torrenova per entrare ed avere contatto diretto con chi sta sopra le comunale. E lo abbiamo fatto in diversi incontri, non ultimo quello del Presidente della Regione a San Martino, dove è stato un intervento molto forte, molto bello, dove è stato proprio spiegato e si è parlato di agricoltura e di cosa si può fare con... Era la giornata in cui Oliverio, il Presidente Oliverio, aveva presentato alla stampa a Catanzaro il piano di sviluppo rurale. E qui, in quell'incontro si è parlato proprio di agricoltura ed è stato partecipatissimo e molto interessante, dove sono stati anche chiariti alcuni aspetti
che si, di progetti che possono realizzare i vari attori, insomma, imprenditori agricoli, dal 1° gennaio in poi, quando sarà attivo il piano di sviluppo rurale. E questa è stata una delle cose che secondo me l'elettorato ha apprezzato da parte della coalizione Tauria Nova Cambia, quello di occuparsi soprattutto di programmi e come dico sempre, contenuti e programmi, lo dico sempre, ma questo è stato un principio su cui noi ci siamo attenuti e questo abbiamo fatto. A San Martino ha recuperato tantissimo. Lei diceva prima, proprio la visita di Oliverio, il governatore della Calabria, lì in quella comunità di San Martino. Perciò, secondo la sua opinione, ha inciso molto la presenza di quell'iniziativa del governatore, di quell'iniziativa, in un tema delicato, perché l'agricoltura era motore trainante di questa realtà. Secondo me sì, ha inciso anche questo. Noi abbiamo, tra il primo e il secondo turno a San Martino, abbiamo recuperato un bel po'. E forse è stato sempre questo, lo schema che noi ci siamo prefissati, prima attraverso solo i comizi, però c'è stata un'altra iniziativa dove abbiamo dimostrato che è stata la prima della coalizione Tauria Nova Cambia, è quello della località Campanaro, dove io ho ripreso più volte anche nella mia campagna elettorale, quindi parlando di dissesto idrogeologico, e poi approfittando del ritorno... Ma ci entriamo sul dissesto, adesso ci entriamo perché argomenti importanti sono questi. Approfittando del ritorno del governatore essendo poi proprio quella, il 25 novembre, la giornata in cui è stato presentato alla stampa calabrese l'approvazione da parte della Comunità Europea del piano di sviluppo rurale, abbiamo appunto in quella giornata discusso di agricoltura e di sviluppo agricolo. Sindaco, lei oltre ad essere ormai politico, perché non per nasconderci, ormai è diventato... Purtroppo, ne devo fare... Purtroppo è diventato politico, però diciamo che le qualità ce l'ha, perché come dire, ha tenuto benissimo il confronto, il palco, è un leader, perché a Tauria Nova ha avuto 4.000 e passa voti, significa... che non sono pochi, diventare sindaco di una città importante come Tauria Nova significa che la gente la stima, la vuole bene, naturalmente si stima e si vuole bene se è una persona per bene. Io li vorrei fare spogliare i panni del politico, perché qui a Tauria Nova abbiamo avuto un morto, una vicenda delicatissima, la vicenda della morte appunto di Comandè, per una pioggia che è durata tutto sommato una giornata, no? È possibile che non si possa trovare una soluzione definitiva sulla vicenda del dissesto idrogeologico nella nostra Tauria Nova? Io sono convinto come lei che non bisogna fare interventi a tampone, questo è fuori discussione, sono interventi a pioggia, sono quelli che hanno rovinato il sistema democratico nostro, non hanno risolto un bel nulla, ma ci spiega una volta per tutte come si può risolvere questo problema in maniera definitiva. Io mi rendo conto che lei è il primo giorno che è di sindaco e naturalmente ha bisogno di studiarsi bene le cose, perché nessuno gli può dire nulla, è diventato sindaco ieri, è chiaro che gli daremo tutto il tempo perché lei possa trovare una soluzione in maniera definitiva, perché Contrada Lanzari, il torrente Cipri, il torrente San Nicola possono diventare non un problema per la città, ma una soluzione definitiva di tranquillità. Questa è una bella domanda ed è difficile rispondere farò questo, farò quello. Intanto sul dissesto idrogeologico bisogna purtroppo, almeno all'interno dei centri urbani, investire molto, quindi servono tanti soldi, però i soldi vanno spesi in modo razionale. Io l'ho detto più volte, a Tauria Nova nel passato, se noi ci guardiamo le cartine geografiche di 40-50 anni fa, era attraversato da questi torrenti che lei ha prima citato. Oggi non esistono più, se non per una parte, poi diventano strade, le strade che diventano
dei fiumi, quindi questa è la situazione di Taurianova. Perché c'è stata un'urbanizzazione un po' selvaggia? Io non voglio dire che questo è un problema italiano, quindi l'urbanizzazione selvaggia è soprattutto nelle zone, nei paesi e nelle città del sud ancora più accentuata. Taurianova è uno di quello che purtroppo ha avuto questa urbanizzazione. Quindi qual è l'idea di un'amministrazione seria? Quello di, e questo lo faremo il giorno dopo che io mi insedio, quello di studiare da un punto di vista globale, io uso sempre il termine, essendo un ingegnere idraulico, a scala di bacino, quindi vedere qual è il bacino, dove arriva la goccia d'acqua che piove a Cittanova, arriva o comunque piove a Taurianova, qual è il suo percorso, e in questo momento non è quello più. Quindi attivare tutti quei processi per studiare il problema in pochissimo tempo, in pochissimi mesi, e realizzare degli step progettuali. Quindi dove noi andremo poi, e questo è un altro impegno che ho chiesto alle varie istituzioni sul dissesto idrogeologico, noi andremo con un primo finanziamento, con un secondo finanziamento per risolvere il problema partendo da valle e scendendo man mano a monte, quindi per alla fine risolvere l'ultimo problema, che è quello di Campanaro, ma non per ultimo, e quindi quello di ricominciare a ricanalizzare almeno all'interno del centro urbano, visto che una situazione di urbanizzazione c'è, bisogna prenderne atto. Quindi bisogna studiarsi quale modo è, questo un buon ingegnere idraulico ce lo può dire, quali soluzioni si possono intraprendere per comunque rispettare lo stato di fatto e ridurre, perché non si può mai parlare di eliminazione del rischio, e ridurre il rischio all'interno del centro abitato, affinché quella disgrazia che è successa poco tempo fa a Taurianova non si ripeta. Quindi tutte quelle situazioni di rischio comunque io me ne prenderò carico e le attenzionerò subito, facendo proprio quelle attività come piano di sicurezza per eliminarla, e quindi far capire alla popolazione che lì ci sono situazioni di rischio, almeno nei momenti in cui ci sono delle allerte. E successivamente, ripeto, ma nel brevissimo tempo noi ci attiveremo a realizzare quei progetti necessari a portare quei finanziamenti per risolvere il problema da valle verso monte. È difficile da un punto di vista economico, mi rendo conto, ma va fatto, da qualche parte bisogna partire, eliminando, come ho sempre detto, gli interventi tampone, o ancora di più e peggio, le somme urgenze. Lei è stato chiarissimo, anche noi abbiamo seguito, abbiamo fatto uno speciale sia su Telemia sia su Approdo su Campanaro. Abbiamo parlato anche con i proprietari dei terreni, abbiamo visto le difficoltà e sono convinto che una soluzione definitiva va trovata e che questo intervento, diciamo, a pioggia per tamponare con le somme urgenze, abbiamo capito che è una cosa che nemmeno i proprietari stessi terrieri più interessa, perché ci hanno rimesso sulla loro pelle. Alla fine c'è qualcuno che ha preso soldi per fare giustamente nulla di scandaloso, perché se qualcuno gli dà, come dire, l'incarico di andare a fare un intervento tampone, è chiaro che nel momento in cui viene anche pagato, però il problema è che non si risolve in maniera definitiva il problema. Allora significa spendere soldi così tanto per spenderli, non ha più senso. In un momento difficile per le casse comunali, solo comunali per la verità, ma soprattutto perché non si è risolto nessun problema. C'è una, come dire, vicenda che noi seguiremo, noi siamo il primo quotidiano online di Taurianova e della piana di Gioia Tauro. È normale che naturalmente questa vicenda la seguiremo, perché è una vicenda dolorosa dopo quello che è successo, e che poi vogliamo che non succeda più nulla a nessun nostro cittadino, non di Taurianova ma dell'intera Calabria, per vicende che riguardano scelte sbagliate sul piano amministrativo di nostri amministratori. Ecco, siamo nella fase finale, ecco, abbiamo ormai 8 minuti, perciò poi la lascio, so che poi lei deve andare a festeggiare con gli amici, tutti i supporter, tutti quelli che l'hanno sostenuta in questa bellissima e straordinaria avventura che l'ha portato sindaco di Taurianova, perché non è stata costruita negli anni, la candidatura che abbiamo visto è nata nell'arco di pochissimi mesi, perciò alla fine, come dire,
è stato un mezzo miracolo. Sì. C'è gente che ci ha lavorato anni e anni e anni per costruire le campagne elettorali, lei è arrivato in pochi mesi e ha vinto ed è diventato sindaco. Il confronto con Biasi. Lei ha mantenuto un atteggiamento non di attacco verso le persone. Biasi ha avuto un atteggiamento di confronto durissimo, di andare anche sul personale con tanti. Ma lei pensa che questa scelta di Biasi di attaccare a tutti i costi amici e nemici, avversari e non avversari, amministratori che erano con lui e adesso non sono con lui, è stata una scelta felice oppure ha sbagliato proprio la strategia politica? Io non mi sento di giudicare la campagna elettorale che ha fatto Biasi. Sicuramente è stata completamente diversa dalla nostra. Io l'ho mantenuta fino alla fine, fino al venerdì ultimo, quando c'è stato l'ultimo comizio. Alla luce dei risultati, forse non ha dato i risultati che magari si proponeva, visto che comunque sono diventato io sindaco. Però io sono convinto di una cosa, che spero che comunque lo stile di campagna elettorale che noi ci siamo dati come coalizione, che abbiamo fatto, perché non l'ha fatto solo Fabio Scionti in quanto candidato a sindaco, uno stile rivolto solo ai contenuti e ai programmi, ma è al rispetto dell'avversario politico. Lo hanno fatto anche i componenti della coalizione, i vari rappresentanti delle diverse liste che compongono la composizione. Quindi io spero che negli anni, e questo l'ho detto pure ieri sera, negli anni diventa la normalità questo, si superi questo modo di fare politica che è quello dell'attacco personale, perché molte volte dà pure, dispiace secondo me alle persone, quindi quando c'è un attacco politico è giusto che venga nei toni in cui ognuno reputa consoni, ma se si va, ho sempre detto che la dignità dell'uomo e delle persone va rispettata, a prescindere chi è, che non è, perché comunque se è candidato, un candidato è una persona rispettabile, a prescindere, ripeto, da cosa rappresenta. Quindi io spero che tra 5 anni, perché e la nostra amministrazione durerà 5 anni, questa è la mia speranza, questo diventa il modus operandi di tutte le coalizioni, questa è la mia speranza, alcune altre coalizioni lo hanno fatto, insomma, e quindi questo è quello che io vorrei. Il sindaco domenica c'è il comizio? Ci sarà un discorso di ringraziamento alla popolazione, quindi festeggeremo insieme a tutti i cittadini la mia elezione a sindaco di Torre Nova. Sì. Questo, allora, sono tutti invitati domenica. Sì. Quanto ce l'abbiamo domenica? Intanto adesso mi sfugge Siamo il calendario. Alessi, il quanto 6. Ce l'abbiamo? Sembra se 6 dicembre. 6 dicembre. 6 dicembre mi fa segno l'avvocato Mamone che è qui con noi in regia, il 6 di dicembre. Allora il 6 dicembre tutti in Piazza Italia, l'orario l'avete già stabilito? No, ancora no, ma daremo comunicazione attraverso i moderni mezzi. I moderni mezzi che ormai vengono utilizzati. L'ultima indiscrezione me la dà? Sì. La Giunta, quando la fa? Vabbè, ora ancora fatemi godere questo momento di festa insieme ai cittadini, a tutta la coalizione, e poi a brevissimo, ma sarà a breve tempo, faremo la giunta, insomma. Bene, io ringrazio Fabio Scionti, che è il nuovo sindaco di Taurianova, per la disponibilità di essere venuto qui nei nostri studi di Approdo e di Telemia. Naturalmente l'appuntamento è tutto per domenica 6 dicembre in piazza, alla mega iniziativa, chiamiamolo così, popolare, per incontrare i cittadini che lo hanno eletto e soprattutto per mantenere quell'impegno di essere il sindaco di tutti, perciò quelli che l'hanno eletto e anche quelli che non lo hanno eletto, perché il sindaco di tutti è anche questo. Esatto. Grazie Fabio. Grazie a voi per l'invito e alla prossima da Approdo e da Telemia. Grazie.